Dopo la notizia dello spostamento al 2025 del blocco della circolazione dei mezzi diesel Euro 5, arriva il commento della segretaria provinciale del Partito Democratico, Alice De Ambrogi. Sembra una barzelletta mal raccontata, dice. Poche settimane fa il governo regionale di centrodestra, guidato da Cirio e con la Lega e la destra forze di maggioranza, ha emanato l'ordinanza che obbligava 76 comuni piemontesi a introdurre alcune restrizioni alla circolazione dei mezzi diesel da Euro 5 in giù a partire dal 15 settembre. Un'ordinanza fatta male, senza il tempo di mettere in campo incentivi e modalità per venire incontro alle esigenze dei cittadini, inopportuna e non certo realizzabile in pochi giorni. Da qui la rivolta dei sindaci, tra cui Silvia Marchionini a Verbania, e l'intervento successivo del governo nazionale che ha rimandato la sua applicazione di 2 anni. Ora la Lega, che ha emesso l'ordinanza con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Regione Piemonte, prosegue De Ambrogi, è la stessa che fa i comunicati stampa di giubilo per il rinvio. È evidente a tutti che hanno superato la soglia del ridicolo, anche se, aggiunge, non fa ridere il tema sull'inquinamento. Sulla questione anche Marchionini: abbiamo assistito a polemiche inutili a Verbania della Lega, non serviva a sviare il problema accusandomi e attaccandomi come sindaco di Verbania su un'ordinanza emessa dalla regione, poi, ma agire da subito con lungimiranza per la mobilità a partire dal sostegno al trasporto pubblico locale.